Edizione provinciale Bari, Bat e Foggia, ben ritrovati. Si cominciano ad avvertire i primi grandi disagi della protesta degli autotrasportatori nel Foggiano. Panico a carburanti, i distributori nelle scorse ore sono stati presi d'assalto ed hanno esaurito tutte le scorte. Antonella Davola. Ah, tutto spento! Sì, è spento. Sì, allora no. Trovare un distributore di carburante che abbia ancora qualche scorta oggi a Foggia è un'impresa impossibile. La protesta degli autotrasportatori contro il caro benzina ha generato nelle scorse ore un grande panico tra la gente che è accorsa ai distributori presi letteralmente d'assalto, generando lunghissime code ed esaurendo le ultime scorte disponibili. L'effetto della protesta si fa dunque sentire creando disagi e preoccupazione legati soprattutto all'incertezza di quanto ancora possa perdurare questa situazione. Eh sì, purtroppo sì, l'abbiamo terminato ieri sera alle 12 meno 10 e stamattina alle 5.30 abbiamo chiamato al deposito e ci hanno riferito che la situazione per oggi non arriva nulla. Dobbiamo aspettare a domani mattina con la speranza che qualche autocisterna la sblocchino e riesce ad arrivare sull'impianto. Cosa vi hanno detto i clienti? Arrabbiati. La maggior parte, anzi, pensano che siamo noi che non vogliamo vendere carburante, quando noi questa volta non c'entriamo proprio nulla, cioè se l'impianto rimane senza carburante e l'autocisterna non arriva, non è che possiamo vendere l'acqua. Quali sono le previsioni? Si riesce a immaginare che qualcosa si sbloccherà? No, purtroppo no. E per il blocco dei tir gli scaffali dei supermercati sono vuoti, a scarseggiare sono soprattutto i prodotti freschi e freschissimi. I disagi generati dalla protesta degli autotrasportatori per i rincari del carburante riguardano anche e soprattutto l'approvvigionamento di mercati e supermercati dei prodotti cosiddetti freschi e freschissimi, soprattutto ortofrutta e latticini, merci che per lo più viaggiano proprio sui mezzi pesanti. Per fortuna, per il momento la situazione rimane sotto controllo grazie alle scorte di magazzino che riempiono gli scaffali di corsia. Cominciano a vedersi i primi scaffali vuoti, qual è la situazione ad oggi e qual è la reazione dei vostri clienti? Allora diciamo che per il momento i clienti riescono diciamo, a mantenere un certo grado di tranquillità, non, non c'è nessun affanno, acquistano con regolarità e diciamo, riescono ancora a sostituire magari i loro interessi principali o la ricercatezza di un determinato prodotto con, con altro. Sono abbastanza calme e come potete vedere, diciamo, quello che viene a mancare è soprattutto il prodotto fresco. Per il resto, comunque con le scorte di magazzino e le giacenze riusciamo ancora a fronteggiare questa situazione con, con calma. Rispetto alla mh, situazione del, dello sciopero, eh, sono comprensivi? Sì, assolutamente perché diciamo, è uno sciopero che condividono e accettano, quindi anche per questo continuano diciamo, a mantenere un certo grado di tranquillità perché sanno che diciamo, lo sciopero in questo caso è per motivi seri e condivisibili. E protestano a Bari i lavoratori del trasporto pubblico locale, salari bassi e turni massacranti le loro denunce, Ilaria del mio. Gli stipendi degli autoferrotranvieri, soprattutto quelli che di nuova assunzione, raggiungono a Malapena le 1100 euro e in questi tempi è difficilissimo giungere a poter sostentare la famiglia con uno stipendio così basso. Chiedono un cambiamento concreto delle condizioni normative e salariali. Sono i lavoratori del trasporto pubblico locale, anche tra loro cresce il malcontento e rivendicano i loro diritti, calpestati tra turni massacranti, mezzi vetusti e strade non sempre sicure, spiegano. Tutto però è ancora fermo. In piazza prefettura Bari la protesta corale di CGL, Cisle e Will di categoria, UGL e Faisa Cisal. Che cosa denunciate? Denunciamo la totale indisponibilità delle associazioni datoriali, a giungere a un accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che è scaduto da tantissimi anni. Secondo le sigle sindacali, il mancato rinnovo del contratto è inammissibile in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate a favore delle aziende. Tra 3 miliardi di euro per mancati ricavi da traffico, un miliardo per l'incremento del Fondo Nazionale Trasporti, altre risorse per il servizio aggiuntivo delle scuole e il ricorso agli ammortizzatori sociali per gli anni 2020-21. Per i lavoratori però spiegano ancora nulla è cambiato. Va sottolineato che durante tutta la pandemia gli autoferrotravi non si sono mai fermati, hanno contratto il virus, lo hanno portato nelle case, hanno corso seri rischi per la propria salute e la salute dei propri familiari e a questo va dato il giusto riconoscimento e la giusta dignità con il, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Insomma, l'avete sentito attraverso i nostri servizi, non è un buon momento per i lavoratori, in primis quelli pugliesi, ed è il tema centrale della puntata di questa sera di Labirinti, la nostra trasmissione dedicata alla politica, ma non solo, e condotta dal nostro Antonio Bucci, che vedo collegato. Antonio. Buonasera Claudia, te avevo dicessi non è un buon momento neanche per noi perché c'è il Labirinti, mi hai graziato in questo senso. Ripartiremo esattamente dal filo rosso delle questioni che abbiamo appena messo in fila. Ripartiremo dal venerdì nero dei trasporti. Andremo in diretta con Taranto, con i presidi degli autotrasportatori che ancora stasera saranno accesi. Questo pomeriggio c'è stato l'incontro con il senatore Mario Turco proprio per spiegare le ragioni del governo. Gli 80 milioni del pacchetto e capiremo che cosa si sia spostato o meno. Abbiamo visto le immagini di Kiev, ma anche i primi effetti sul fronte dell'agricoltura, anche e soprattutto pugliese. Davvero sembra un territorio lontanissimo, davvero sembrano fatti lontani, la Puglia esporta in, quelle, in quei territori beni per 11 milioni di euro, ne importa per 152. E allora proveremo a capire anche quanto stiamo rischiando noi in termini energetici e in termini economici e se riusciamo, e l'auspicio è quello, chiuderemo invece con le comunali, manca esattamente un mese. Prima che gli accordi, le alleanze e il quadro si delinei del tutto, stamattina si è aperta una strada che potrebbe portare all'intesa tra PD e 5 Stelle sul fronte ionico, sì ma sugli altri fronti che sta accadendo. Alle 21 ripartiamo. Grazie ad Antonio Bucci, un ottimo momento quando c'è labirinti. Andiamo avanti, Banca Italia chiarisca la richiesta degli azionisti della Banca Popolare di Bari sul naufragio dell'ex dirigenza dell'Istituto di Credito che ha ingiustamente travolto i risparmiatori. La Banca d'Italia chiarisca la sua posizione, cioè che tipo di ruolo ha svolto in tutta questa vicenda, perché ancora delle risposte chiare non ci sono. Un silenzio assordante sui diritti dei risparmiatori e quanto denunciano gli azionisti della Banca Popolare di Bari raccolti in protesta davanti alla sede di Banca Italia nel capoluogo. Domande precise che sono state poste circa il ruolo della sorveglianza sulla vicenda dell'Istituto di Credito Barese spiegano, non trovano ancora risposta. Piccoli risparmiatori che hanno perso tutto. Il coordinatore degli avvocati dei consumatori Domenico Romito chiede che la Banca d'Italia chiarisca la sua posizione, che tipo di ruolo ha svolto in tutta questa vicenda e situazioni eclatanti che potevano essere facilmente individuate. Come la definizione delle azioni eh, Banca Popolare di Bari a basso rischio, cioè negli estratti conto titoli che sono pervenuti anche dopo l'operazione direttamente ai risparmiatori veniva eh, detto che le, eh, i titoli erano a basso rischio rispetto invece a quello che notoriamente era a, ad alto è stato accertato anche in decine di consulenze tecniche che noi abbiamo chiesto nel corso del giudizio dei giudizi che abbiamo promosso a difesa dei loro interessi e hanno accertato che i titoli erano ad alto, se non altissimo rischio già dall'epoca della loro emissione Quindi su questo Credo che sia doverosa una risposta da parte degli organismi di vigilanza. Nel caso in cui questa risposta dovesse tardare, che cosa avete in mente? Beh, noi non ci fermiamo, chiediamo comunque anche alla commissione d'inchiesta, banche, di intervenire e di fare chiarezza perché credo che il tema della, della tutela del risparmio sia essenziale in questo Paese e non possa essere assolutamente eh, negato. A Turi gli agenti della squadra mobile di Bari hanno tratto in arresto un uomo di circa 40 anni con piccoli precedenti penali a proprio carico in quanto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina. Dopo un lungo appostamento un uomo con fare circospetto è stato visto uscire dallo stabile con in mano un secchio ed una busta. I poliziotti hanno deciso di fermare l'uomo il quale stava trasportando un sacco di sostanza polverosa di cui lo stesso non ha saputo dire di cosa si tratta trattasse e nascosta all'interno del secchio una pressa artigianale comunemente utilizzata negli ambienti criminali per il confezionamento dello stupefacente. Il quarantenne, un agricoltore del luogo, è stato quindi condotto presso l'abitazione da cui era appena uscito, dove sono stati rinvenuti 15 panetti di sostanza stupefacente appena confezionata, rivelatasi eroina, per un peso complessivo di circa 8 kg. Due auto, dieci rapporti finanziari, un appartamento popolare ma arredato lussuosamente. A quattro giorni dalle 43 ordinanze di custodia cautelare che ha sgominato il clan Conte di Bitonto arriva il sequestro di beni da 300.000 euro. Dieci rapporti finanziari, due autovetture e un appartamento in via Sandro Pertini, un immobile di edilizia popolare occupato abusivamente e completamente ristrutturato fino a farne una lussuosa dimora dotata di ogni comfort, arredata con mobili e oggetti di ingente valore fortificato e blindato, tanto da avere indotto gli investigatori a paragonare quella zona di Bitonto a Scampia. Il tutto per un valore di 300.000 euro ritenuti provento di dieci anni di attività criminale. Ancora nuovi sviluppi nell'operazione della DDA Market Drugs, che a inizio settimana ha sgominato il clan Comte di Bitonto con 43 ordinanze di custodia cautelare. È stato eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico del capo clan Domenico Conte e della sua famiglia. Conte già in carcere è indagato per aver promosso e diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante su Bitonto con l'aggravante delle modalità mafiose. Secondo l'accusa l'associazione avrebbe gestito due piazze di spaccio, una in zona 167 in via Sandro Pertini e l'altra nel centro storico di Bitonto Tonto, in via Arco Cristo, all'interno del quadrilatero conosciuto come zona del ponte. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari accoglie la proposta della DDA della Procura della Repubblica del Capoluogo, formulata sulla base degli accertamenti patrimoniali che hanno ricostruito sia la carriera criminale di Conte sia gli introiti dell'intero nucleo familiare. Continua a tener banco il futuro del Comando dei Carabinieri di San Ferdinando. La firmare di Manfredonia, azienda proprietaria dello stabile, ha notificato lo sfratto entro il prossimo 16 di marzo. Una notifica di sfratto entro il 16 marzo. Rischia di concludersi così il rapporto tra il comando dei carabinieri di San Ferdinando e la Filmari, l'azienda proprietaria dello stabile in cui si trova attualmente la caserma. L'impresa di Manfredonia ha diramato una nota stampa in cui specifica che i carabinieri occuperebbero impropriamente la struttura da vent'anni, pur senza un contratto che li autorizzi dalla prefettura della Bat, però, fanno sapere che le autorità hanno sempre rispettato il canone di locazione, pur in assenza di contratto. Il problema reale risiederebbe nel fatto che la Filmari avrebbe rifiutato di rinnovare lo stesso canone di 13.000 euro annui, adeguando l'immobile alle attuali norme antisismiche. In caso di manutenzione, la Filmari avrebbe invece chiesto un canone annuo di 85.000 euro, causando al Ministero dell'Interno un danno erariale. Per scongiurare questo rischio, le istituzioni avrebbero individuato un'area alternativa sulla quale edificare una nuova struttura. Apposita per la caserma grazie ad un finanziamento statale di 4 milioni di euro. Una soluzione che permetterebbe non solo di risolvere alla radice il caso Filmari ma anche di statalizzare il comando cittadino. Braccio di ferro tra le parti che resta ancora in corso. Presso la Corte d'Appello di Bari la cerimonia di benvenuto di 88 nuovi funzionari assunti per l'ufficio e per il processo. Tutti i dettagli nel servizio di Domenico Brandonisio. Giovani Leve e volti nuovi in ambito giudiziario. Si è svolta la cerimonia di insediamento di benvenuto degli 88 nuovi funzionari assunti per l'ufficio per il processo presso la Corte d'Appello di Bari. Ingressi che segnano nuove politiche di assunzione, diversi ruoli che verranno attribuiti, dalla collaborazione all'interno delle cancellerie a quella nell'attività giudiziaria, oltre al redigere bozze di vari provvedimenti. Visibile l'entusiasmo dei presenti. Ai nostri microfoni fa il punto della situazione Franco Cassano. Presidente della Corte d'Appello di Bari. Ma ho provato un, una vera gioia a rivedere dopo tanti anni volti giovani. Eh, eravamo abituati ai capelli bianchi, all'ingrigimento, a persone che andavano in pensione senza essere sostituiti ormai da vent'anni. Quindi questi ingressi sono importanti per questa ragione, ma anche perché segnano una politica nuova di assunzione eh, della gioventù e quindi pongono rimedio in qualche modo al problema della disoccupazione, ma soprattutto sono importanti perché segnano eh, la condizione, la possibilità di raggiungere la condizione a cui sono legati i finanziamenti della Comunità europea, finanziamenti eh, che sono legati al conseguimento di determinati obiettivi di efficienza, riduzione delle pendenze, riduzione della durata dei processi. Se grazie a questi eh, nuovi colla collaboratori riusciremo a raggiungere questi obiettivi, ne beneficeranno i cittadini italiani e tutto il Paese grazie ai finanziamenti della Comunità europea. Iniziative a Barletta per il 176 anniversario della nascita di Giuseppe Denittis. Palazzo della Marra ospita le iniziative dedicate al pittore barlettano che ha vissuto a Parigi Antonio Gargano. Palazzo della Marra festeggia i 176 anni dalla nascita di Giuseppe Denittis a Barletta. Si celebra la ricorrenza con una serie di iniziative dedicate al pittore. La location barocca del centro storico accoglie gli eventi organizzati dall'associazione Barletta in Rosa con Maria Grazia Vitobello, dalla cooperativa sociale Workout di Stefania Grimaldi e dall'Istituto Comprensivo Cittadino d'Azeglio Denittis. Gli alunni sono i protagonisti. Noi siamo fieri di... Eh, partecipare a questo compleanno che abbiamo definito un compleanno speciale. Cominciamo inizialmente con la visita guidata a cura degli operatori della cooperativa sociale Workout, Lavoro e Autismo, che sono stati preparati ehm, nel, nell'intento di poter fornire al visitatore, di poter offrire al visitatore una eh, visione diversa. Siamo partiti prima dalle emozioni che le opere eh, suscitavano in loro e, in base a quelle, a quelle emozioni, abbiamo poi inventato insieme un itinerario possibile. Dai più piccoli, parte l'invito all'arte come esempio per i più grandi, ma anche per tutta la cittadinanza che, in occasione della ricorrenza di Denittis, potrà beneficiare dell'ingresso gratuito a Palazzo della Mara per l'intera giornata. Per noi è una maniera estremamente accattivante, estremamente creativa di vivere questo momento in un posto così bello che vale la pena di viverlo sempre, anche quando le opere un po' le abbiamo già viste e le conosciamo, ma ogni volta è un posto che dà emozioni diverse. Foggia scende in piazza per dire no alla guerra e in 20 tra associazioni, sindacati e partiti politici si sono dati appuntamento nel cuore della città per manifestare in favore della pace. Antonella Davola. In molte zone del mondo si combattono delle guerre. Le vittime di queste guerre non sono militari, spesso sono mercenari. Le vittime di queste guerre sono solo e soltanto i civili. È la città che muore con ogni guerra. Quella che noi oggi qui vogliamo non solo denunciare, ma vogliamo combattere con la nostra forza, con i nostri corpi, con le nostre menti. Fiacco le bandiere per dire no alla guerra in Ucraina. Sono circa 20 le associazioni di partiti politici che hanno aderito alla manifestazione in favore della pace svoltasi a Foggia nelle scorse ore nel pronao della villa comunale. L'Unione europea, che si fonda sul primato della pace, deve adoperarsi per bloccare ogni tipo di espansionismo sul suolo europeo di tipo politico o militare, affermano gli organizzatori della manifestazione, sottolineando l'importanza di esserci, anche se in pochi, se questo serve a raccogliere e a esprimere i bisogni profondi delle comunità e dei popoli. La decisione assoluta è quella di non rassegnarsi. Secondo noi c'è sempre la possibilità di fare una marcia indietro da parte di tutti in questo caso. Eh, in ogni caso noi qui stiamo a parlare come uomini e come donne. È stato importante perché questa iniziativa è partita da una piccola associazione, la Merlettaia, e ben presto quasi tutto l'arco costituzionale, come si può leggere dal volantino, ha aderito. E eh, purtroppo quando si abbandona la via della diplomazia, del confronto e della trattativa e quando si perseguono logiche imperiali l'esito purtroppo è questo. Perché non è possibile più occupare il territorio, non è possibile più fare le guerre per fare la pace. C'è un organismo creato apposta nel dopoguerra che si chiama ONU dove le controversie si risolvono pacificamente. Droni nei cantieri per monitorare lo stato dei lavori e l'iniziativa delle Ferrovie dello Stato che coinvolge anche la nuova ferrovia Bari-Napoli. Sentiamo Flavio Insalati. Monitorare i cantieri della nuova linea ferroviaria alta velocità alta capacità Napoli-Bari con dei droni per ispezionare lo stato di avanzamento dei lavori è il progetto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, Italferre e FS Technology, un'analisi pilota iniziata nel 2019 che pone le basi per uno degli studi più innovativi nell'ambito di intelligenza artificiale, realtà aumentata e tecnologia dei droni. Quelle messe a disposizione dalle società hanno permesso di registrare, elaborare e analizzare Dare dati sullo stato dei lavori emersi dal monitoraggio dei droni utilizzati in molti cantieri del paese, realizzando modelli 3D messi a disposizione degli ingegneri per la gestione delle attività di costruzione e il controllo della qualità dell'opera costruita. 200 cantieri in Italia, grazie anche alla collaborazione con Microsoft, sono digitalizzati, ma l'obiettivo è quello di arrivare a 400 in tre anni, in modo da garantire sicurezza e puntualità nella delivery, ponendo la digitalizzazione dei processi industriali come punto fondamentale per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie e stradali sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico. Inaugurato a Castellana Grotte il sottopasso che collega via Cadorna a via Conversano, un'opera attesa a 60 anni a cui faranno seguito altre quattro opere finanziate con i fondi del PNRR. Dopo 60 anni d'attesa, Castellana Grotte avrà finalmente il suo sottopasso che consentirà agli automobilisti di utilizzare la viabilità sotterranea per attraversare in sicurezza il paese da via Cadorna a via Conversano e viceversa. Un'opera portata avanti da diverse amministrazioni e inaugurata alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti, Anita Mauro Di Noia. Il lavoro parte da lontano, però chi ha, ha veramente contribuito in maniera concreta a che questo sogno si realizzasse è stata la. L'amministrazione precedente che ha buttato il seme è solo il primo di tutta una serie di interventi che riguardano la viabilità e in modo particolare la soppressione dei passaggi a livello con costruzione di sottopassi, eh, di cui noi stiamo seminando in, questo, in questa amministrazione e raccoglieremo i frutti negli anni successivi. Siamo molto grati a tutti coloro che si sono impegnati, politici, tecnici, l'ufficio tecnico di Castellana Grotte, l'impresa LO. E un pensiero particolare va al signor Pasquale Alò, che sono sicura oggi è qui con noi e gioisce per questo traguardo di Castellana. Il sottopasso non è l'unico lavoro che nella città delle Grotte rivoluzionerà la viabilità. Con i fondi del PNRR sono previsti altri 10 milioni per la realizzazione di altri 4 sottopassi, 2 carrabili e 2 pedonali. La Regione Puglia sta continuando ad investire. Castellano è stata beneficiaria di 10 milioni di euro per la realizzazione di altri due sottopassi carrabili e due pedonali. A questo si aggiungeranno anche altri 6 milioni di euro per la realizzazione di un hub intermodale da parte di Ferrovie Sud Est. In che modo la pandemia ha cambiato l'approccio verso le malattie polmonari? Se ne è discusso a Bari nel convegno presieduto dal dottor Visaggi. Sentiamo. La pandemia ha portato in eredità grandi cambiamenti, lo ha fatto in tutti gli ambiti, anche e soprattutto nel mondo della medicina, in particolare nel modo di approcciarsi alle malattie polmonari. Se ne è discusso a Bari con una viva ed interessata partecipazione. Presidente del convegno, il dottor Pietro Visaggi, affiancato da Pari De Morlino e dal presidente onorario Gianfranco Sevieri. Malattie polmonari croniche quali la BPCO e l'asma che avevano bisogno di un approccio anche... Eh, personale perché avevano bisogno di esami fatti in presenza quali la spirometria o la eh, valutazione funzionale sul test del cammino o anche la visita per capire il, il grado di riacutizzazione di un paziente hanno dovuto un po' eh, come dire rigenerarsi e reinventarsi nel valutare queste situazioni che prima era più facile vedere direttamente in ambulatorio è stata vissuta in generale una profonda fase di rinnovamento trattando anche i pazienti a distanza cercando di capire i vari sintomi. Molti pazienti hanno fatto delle chiamate in videochiamata e quindi naturalmente abbiamo cercato di valutare da remoto quella che era la situazione del paziente cercando di capire i sintomi quali fossero peggiorati, quali fossero sintomi da tenere più in considerazione perché potesse essere messa in atto una terapia. Importante è stato inoltre, secondo Visaggi, il ruolo della campagna vaccinale. Il vaccino ha aiutato tantissimo perché noi siamo usciti dalla pandemia grazie al vaccino. Riaperte le corsie centrali di via Caldarola, al quartiere Iapigia di Bari, dopo un intervento durato sei mesi, per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare. Antonella Fazio. Tutti ricorderanno che era un piano viabile estremamente irregolare, le radici dei pini, che sono radici superficiali, producevano del, dei, dei rialzi, delle, delle rugosità importanti e diventava um, una impavimentazione insidiosa. Dopo sei mesi di lavori, tra ritardi nella fornitura di materiale e blocco pandemico, Bari e il quartiere Iapigia hanno di nuovo la loro via Caldarola. Sono stati ultimati infatti i lavori per la parte centrale dell'arteria che permette un agile ingresso in città da sud. Il movimento è stato programmato per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare sul tratto tra il canale Valenzano e il Polivalente, che contava otto corsie e che al termine del cantiere ne conterà quattro. Abbiamo anche fatto delle nuove predisposizioni, ad esempio ci sono degli attraversamenti pedonali anche intermedi, ce ne sono due intermedi nel lungo tratto di 600 metri con lo spartitraffico. Abbiamo fatto anche la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione che realizzeremo con altri appalti senza dover rompere alcunché. E questo ci permetterà di risolvere anche il problema dell'illuminazione perché metteremo dei pali più bassi rispetto alla chioma degli alberi e quindi non avremo ombreggiatura. Lavoreremo ancora sulle complanarie. Nel prossimo mese lavoriamo sulla complanare lato mare e contiamo di completarla nel giro di 30-40 giorni, poi ci spostiamo sulla complanare opposta, quella lato terra, in corrispondenza diciamo, del distributore Agip e anche lì occorreranno circa 30-40 giorni e daremo tutto il lavoro completo entro la fine del mese di maggio. Era questo il nostro ultimo servizio e vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.